Buongiorno dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e benvenuti all'inizio di questa settimana che dedichiamo alla promozione del cinema italiano. Da qualche anno il Ministero degli Affari Esteri con la rete diplomatica nel mondo organizza una manifestazione che va sotto il nome di Fare Cinema, durante la quale artisti, attori, registi, maestranze del cinema italiano ci accompagnano per appunto un'incursione in quelle che sono le produzioni più recenti e quella che è un po' del cinema italiano. Oggi è una giornata dedicata un incontro con Costanza Quadriglio che così ci racconterà un poco la genesi di uno dei film che presentiamo durante la settimana, il film Sembra mio figlio, che nel 2018 è stato presentato al pubblico internazionale. Quindi ho il piacere appunto di salutare Costanza Quadriglio e gli amici argentini che ci accompagnano oggi in questo dialogo, Fernando Juan Lima, presidente del Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata. Buongiorno Fernando, benvenuto e grazie di essere qui. E Cecilia Barrionuevo, direttrice artistica dello stesso festival. Ciao Cecilia, e grazie di essere qui con noi oggi. Una breve presentazione di quello che sarà il programma della settimana dedicata alla manifestazione Fare Cinema. L'Istituto presenterà cinque film. Si tratta di Fortuna di Nicolangelo Gelormini, Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, I moschettieri del re di Giovanni Veronesi, Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone e appunto Sembra mio figlio di Costanza Quadriglio. Questi film sono a disposizione durante tutta la settimana e possono essere visti sulla piattaforma MyMovies. Costanza, quindi andiamo a una breve presentazione del nostro ospite di oggi. Debutta con il film L'Isola nel 2003 alla quindicina dei realizzatori di Cannes. E questo film ha una colonna sonora importante con Paolo Fresu, che peraltro vince il Nastro d'Argento per le musiche. E viene distribuito in diversi festival internazionali e riceve grandi consensi. Peraltro usa dei attori non protagonisti che poi verranno ritrovati in un altro dei suoi film che seguiranno appunto i racconti per l'isola. Seguono poi diverse altre produzioni e così lo spostamento, diciamo, dell'attività di Costanza verso il documentario. Uno di quelli che menzionavo prima nella nostra conversazione, prima che così andassimo in onda, è appunto Terra Matta, al quale io sono personalmente affezionato un po' per la storia che racconta e un po' per aver avuto il piacere di presentarlo in altre circostanze. E, insomma, la produzione di Costanza è vasta diciamo, per essere una regista così ancora giovane. E i suoi film sono spesso premiati da Nastri d'Argento e da altri riconoscimenti nazionali ed internazionali. E quindi è veramente ancora una volta un piacere, Costanza, averti qui con noi. E passerei adesso la parola a Fernando, per un primo momento e poi avviamo la conversazione. Grazie, prego Fernando. Muchísimas gracias, Grazie Donate. mille, Donatella.
Buongiorno Costanza, Cecilia, per noi è un grande piacere lavorare con amici, come nel caso di Donatello, particolarmente anche con l'Istituto Italiano di Cultura in generale, nel Festival di Mar del Plata. Ci sentiamo molto vicini all'Istituto e alla cultura italiana in generale, perché sempre abbiamo voglia di ricevere di più dall'Italia, avere questa opportunità di avvicinarci a un cinema, una cultura che è così presente qui in Argentina, nella nostra cultura, con la nostra vita, con la nostra storia. Ci riconosciamo nelle storie italiane, nella sensibilità, e purtroppo non sempre abbiamo accesso, come vorremmo, a tanti film che purtroppo appunto hanno a che vedere con i documentari, con l'esperimentale, con certe ricerche che a volte è difficile, alle quali è difficile accedere se non fosse per il lavoro che fa l'Istituto Italiano di Cultura in attività di questo tipo, che ci permettono di allargare gli orizzonti e che ci permettono tra l'altro di ritornare alle nostre radici. Perciò semplicemente Donatella, Costanza, voglio ripetere e confermare questo piacere di essere qui in questo momento con voi, avendo la possibilità di vedere un film come questo nel nostro paese, qui in Argentina. Quindi è un evento che ci porta a celebrare, sapendo che si ripetirà, che ha a che vedere anche con un altro elemento importante, che qualcosa che cerchiamo di produrre con Cecilia, che far sì che il Festival di Varnata sia in certo senso un festival che duri tutto l'anno. Abbiamo bisogno di questi luoghi di incontro, di dialogo, per pensare insieme, per poter accedere a determinate opere cinematografiche durante tutto l'anno e non solo in ogni mese di novembre, ogni anno, perché purtroppo c'è poco spazio per la diversità, e questo è qualcosa che appunto ci piace in certo modo partecipare. Quindi siamo molto riconoscenti e siamo molto felici, e l'intenzione adesso, parlavamo poi prima con Donatella, Costanza, con Cecilia, è semplicemente parlare un po' per coloro che hanno già visto o che vedranno il film, possano avere lo sguardo della regista. Quindi se sei d'accordo, Cecilia, cominciamo subito a parlare con Costanza. Ti salutiamo più formalmente adesso, ancora una volta è un piacere per noi. Raccontaci un po', per favore, come arrivi a questa storia di Sembra mio figlio, una storia così forte, alla quale sono sicuro dentro la quale esistono molte difficoltà, ma molto impegno personale, è il momento di avvicinarti a questa storia. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, grazie infinite per questa opportunità, per questo incontro. Per me è molto bello e importante poter parlare con il pubblico nei diversi paesi del mondo di questo film. È nato questo film dalla storia realmente accaduta a Mohamed Jan Azad, che ai tempi, quando me l'ha raccontata, era il 2010, e io l'avevo conosciuto molti anni prima, perché quando lui era ancora un ragazzo minorenne, era un giovane, e viveva in casa famiglia, perché era arrivato dall'Afghanistan ed aveva attraversato proprio il mondo a piedi, aveva trovato rifugio in Italia. E nel 2005 e nel 2006 avevo realizzato questo film documentario che si intitola Il mondo addosso, raccontando per un anno e mezzo la vita di tanti ragazzi, tra cui lui. E lui in quel film mi raccontava che non aveva più notizie della sua mamma da tanti anni e che aveva perso di vista ogni contatto con la sua famiglia di origine.
Molti anni dopo, nel 2010, mi ha raccontato di avere fortunatamente e per caso avuto l'opportunità di parlare al telefono con la madre. Ed era una cosa miracolosa, perché era successo per caso, che qualcuno l'aveva incontrato in una stazione e gli aveva detto che forse io so che la tua mamma è ancora viva, perché lui pensava che fossero tutti morti. Questa storia mi ha molto colpito e per molti anni l'ho ascoltata, l'ho seguita, fino al momento in cui con lui e anche con Doriana Leandef abbiamo scritto la sceneggiatura di questo film, che è un film interpretato da attori, o meglio, da persone che non fanno gli attori ma che si sono prestati a fare gli attori, e che racconta questa storia, che è una storia molto familiare, molto privata, il rapporto tra la madre e il figlio, ma che è anche una storia molto universale, e anche, oltre a essere universale perché tocca le corde universali di tutti i rapporti tra madre e figlio, è anche una storia che piano piano si allarga e diventa la conoscenza della storia di un popolo, che è il popolo Hazara. E il popolo Hazara è un popolo che vive originario dell'Afghanistan, che viene perseguitato continuamente dagli estremisti sunniti, dai talebani, viene perseguitato in Afghanistan e in Pakistan. In questi giorni di nuovo ci sono degli attacchi molto crudeli nei confronti delle persone del popolo Hazara in Afghanistan, con le stragi. Quindi il nostro film è un film che inizia con una storia piccola di una telefonata e finisce poi in questo mondo, nella conoscenza del genocidio che è in atto nei confronti di questo popolo. È stata un'esperienza molto forte per me, perché quando ho conosciuto Momejan non sapevo niente di questo popolo, non conoscevo la loro storia, non conoscevo il loro dolore, e poi l'ho conosciuto. Constanza, muchísimas gracias por... Grazie a Donatella per l'invito, e grazie Costanza per raccontarci, prima di tutto per fare questo film che ci ha permesso anche di... abbiamo potuto vederla, e poi di cui stiamo parlando. Fernando diceva poco fa che da Mar del Plata e poi anche dall'Istituto di Italiana Cultura sempre si cerca la diversità nei riguardi della costruzione del mondo e la conoscenza del mondo, le differenze, le differenti storie che si conoscono. E così come per te era un mondo sconosciuto, lo era anche per noi, di storie molto particolari che poi appunto possiamo anche comparare con altre storie, trovarle simili a altre storie che succedono in altri punti del pianeta, avendo dei punti in comune, però ci sembra molto interessante anche il lavoro che tu hai fatto con gli attori o le persone che stanno cercando di svolgere diversi ruoli nel film, che so che sono attori e non attori, quindi volevo sapere un po' su questa decisione di lavorare in questo modo, perché è come è stato il rapporto tra di loro. Sì, allora, innanzitutto il popolo Hazara è davvero in tutto il mondo, perché vive in Afghanistan, vive in Pakistan, vive in Iran, ed è il popolo della diaspora. Quindi i ragazzi Hazara che ho conosciuto in Italia sono tanti, e io ho provato a fare un casting chiedendo a tanti ragazzi Hazara nel mondo. Quindi abbiamo cercato le persone più giuste in tante capitali, e non solo europee, nel nord Europa tanto e veramente ovunque. E poi la fortuna è stata che avessi incontrato a Milano, quindi in Italia, Basira Hang, che è uno scrittore, un giornalista, un poeta, un attivista, e ha interpretato Ismail, il ruolo protagonista. Davood Yousefi, l'ho incontrato anche lui in Italia, interpreta il ruolo del fratello Ismail, e Hassan. E com'è stata questa cosa? È stato innanzitutto importante girare questo film nella loro lingua, che è la lingua Hazaragi, che è come il persiano, però è proprio la lingua del loro popolo, che non è proprio persiano come quello dell'Iran, ovviamente. E quindi era importante lavorare con l'umore della lingua, il sapore della lingua, la verità della lingua.
E è stato importante durante la fase di casting capire come questa storia rispecchiasse la storia di tanti ragazzi che incontravo. Quindi tutti quelli che conoscevo mi dicevano: questa è la mia storia, questa è anche la mia storia. Quando siamo andati in Iran e abbiamo girato in Iran le scene che sono ambientate nel film in Pakistan, le persone che incontravo mi dicevano: questa è la mia storia. Gli uomini anziani che incontravo mi dicevano: questa è la mia storia. Le donne mi dicevano: questo è il mio figlio. Quindi è stato come un lavoro di immersione in qualcosa che capivo che era molto grande, ma che era anche molto delicato, perché toccava le corde private di tante persone. E il rapporto è stato importante perché ciascuno degli attori, degli interpreti, ha regalato proprio una parte di sé al film. Dalla persona, da Basir, che è stato appunto il protagonista, all'ultima comparsa delle scene di collettive che abbiamo girato in Iran, tutti loro hanno partecipato a un progetto sapendo che era un progetto che per loro era importante, perché questo è il primo film internazionale che racconta del popolo Hazara, cioè non esistono proprio. E quindi ho avuto molta collaborazione, molta adesione, ma anche molto aiuto. Il lavoro sulla lingua l'ho considerato uno dei lavori più belli che abbiamo fatto nella mia vita, perché il copione l'abbiamo scritto in italiano. Poi Basir mi ha aiutato nella traduzione in persiano, dal persiano siamo andati alla Zaraghi, e poi è successa una cosa miracolosa, cioè che io ho riscritto tutti i dialoghi sotto la dettatura di Basir, per cui all'improvviso io mi sono trovata capace di scrivere con le lettere latine, naturalmente, il persiano, la Zaraghi. È stato un lavoro veramente molto forte, molto coinvolgente, che mi ha permesso di guidare questa nave, dove però ognuno in qualche modo era un po' capitano anche della propria parte, no? Ed è stato molto molto bello, molto forte. Constanza, hay algo que sucede. Constanza, hay algo que, c'è qualcosa che succede col film, o che almeno è successo a me, che ha a che vedere appunto con questo che ti sto per domandare. Da una parte un'impronta da documentario, e poi c'è qualcosa di misterioso che gioca anche coi generi, come dosificando un po' l'informazione che per momenti uno non sa se ha a che vedere con la realtà o con la bugia, la fiction, o con il desiderio di qualcosa che non sa se è reale, e che penso che abbia molto a che vedere con quello che tu dicevi sulle lingue. Penso che avvicinarsi a una cultura con la sua storia, con le caratteristiche proprie, con i miti e le leggende, implica appunto da una parte avere un rispetto, un certo pudore, e poi una certa conoscenza anche di questa cultura, però allo stesso tempo ho l'impressione che nel film c'è qualcosa che va molto bene, che forse è una mia impressione, soltanto te lo domando, che uno sente come se sebbene la storia è raccontata, questo cambiamento di lingue fa sentire che uno si sta affacciando alla realtà, ma allo stesso tempo uno sa in qualsiasi momento che si può assomigliare a qualcosa che uno conosce, però che uno non arriva a conoscere completamente, perché c'è una distanza che ciò nonostante è presente, favorisce il mistero. È molto bella questa domanda, ti ringrazio molto di aver detto questa cosa. Assolutamente sì, io ho cercato il più possibile di rispettare quella sensazione di impossibilità di conoscere davvero cosa succede nel cuore di Ismail, ma non soltanto. C'è una distanza molto grande tra la percezione della realtà e quello che è poi sarà la realtà, se si può parlare di questo, no? Di quello che lui andrà a scoprire quando torna in Pakistan. Questa distanza è data dal fatto che loro, anche proprio culturalmente, sono sempre un po' impenetrabili. Ci sono queste scene molto
importanti, dove al telefono succedono delle cose molto importanti, ma tu non sai dall'altra parte del mondo chi c'è, chi non c'è. E quindi era giusto nel racconto rispettare anche quel mistero e non cercare di spiegare tutto, ma stare sul solco del mistero. Qualcuno ha parlato anche di un thriller e mi fa un po' sorridere, perché in effetti è vero, è un po' un thriller dei sentimenti, se vogliamo. È un film in cui il processo di comprensione del dramma di Ismail, il processo di comprensione della questione del genocidio, corrisponde alla struttura narrativa. Cioè il racconto e il modo in cui il racconto procede è un processo di chiarificazione della portata del racconto stesso. Cioè all'inizio sembra una storia piccola e poi diventa una storia grande. Man mano che la narrazione procede, noi comprendiamo qual è la portata di questa narrazione. E per fare questo mi sono anche, come dire, inventata, ma non solo, cioè ho messo dentro il film il personaggio di Nina, che è un personaggio che in qualche modo fa da mediatore tra noi che guardiamo e Ismail. È come se Nina raccogliesse la testimonianza di Ismail, e quando Nina la capisce, questa testimonianza, il film è pronto a dirci che cosa succede dall'altra parte del mondo. E quindi poi lui parte e va alla scoperta di queste sue origini, sostanzialmente. Quindi è un film che si interroga molto sul linguaggio, ed è un film che si interroga molto sul linguaggio cercando il più possibile di non dare risposte, ma di sollevare domande, questioni, far interrogare chi guarda. In relazione a... è molto bonito. Il rapporto è molto bello, quello, tutto quanto stai raccontando sul linguaggio, a partire dalla domanda di Fernando. Ascoltandoti mi domandavo appunto su due situazioni con ognuno dei fratelli, ognuno dei due fratelli, cioè uno di loro, Ismael, che credo sia un poeta, come hai detto poco prima, quando lui parla... nelle sue conversazioni lui è molto poetico, anche quando parla quotidianamente di cose quotidiane. Volevo sapere se quei testi, lui aveva lavorato su questi testi, o se, cioè se lui aveva anche lasciato una sua impronta su questi testi, perché sono molto poetici. E poi la decisione anche dell'altro fratello, che non ha praticamente delle parole o delle battute, quindi è come se avesse un impedimento, fosse impedito di parlare, però perché la lingua è anche un po' la sua casa, anche, no? Allora, il copione l'abbiamo scritto in italiano con Doriana Leondef sulla base della testimonianza di Mohamed Jan Azad, e poi da lì la traduzione in persiano mi ha permesso di usare il modo in cui loro parlano, e chiaramente Basira Hang è stato molto importante in questo, perché lui conosce la lingua, ed è stato anche per me importante entrare nel modo di pensare, nel modo di parlare, che è un modo di parlare per immagini, è un modo di parlare molto coinvolgente. Per cui non so se la parola poetica è giusta, ma forse sì, nel senso che la poesia in qualche modo poi è la forma della scrittura privilegiata nel mondo persiano. Quindi in qualche modo sì, ci sta. Certamente ci sono delle sfumature che nascono dalla... ci sono state delle sfumature che sono nate dalla collaborazione con Basir, ma soprattutto... le sfumature sono state, cioè la collaborazione poi loro è stata molto importante nella fase dei sopralluoghi, della riscrittura delle scene in fase di ripresa in Iran, quando eravamo con il popolo, con le persone a Zahra veramente, perché devi entrare proprio, io ho fatto un film in un'altra lingua, che in un'altra cultura, quindi è stato veramente una...
una scoperta continua e loro sono stati molto importanti in questo. E, per quanto riguarda Hassan, il personaggio di Hassan è stato scritto sempre così, in silenzio. Era giusto che lui avesse questo impedimento fisico, ma anche quasi morale, lui non riuscisse a parlare. E infatti quando parla dice delle cose molto tremende. Lui dal silenzio arriva a dire delle cose che non ha mai detto prima, come se le portasse dal profondo, le tirasse fuori dal profondo. È un film sulla necessità, su ciò che significa necessità, cioè tutto quello che succede è necessario, non c'è superfluo. Constanza, io pensavo... Pensavo queste chiacchiere sono molto utili perché uno finisce di capire i film quando uno parla insieme ai registi, alle persone che fanno questi film. Questo che stai raccontando appunto mi rimandano un po' al film, a rivederlo sotto un'altra luce. Pensavo al personaggio di Nina, per esempio, che è molto bello e che in molti momenti si potrebbe dire che è quasi la parte più luminosa del film. Penso che... Cioè, vedendo io il film, sentivo che ogni volta che Nina sorride è una piccola oasi in una situazione così dura. E devo confessare, chiedo scusa, confesso in certi momenti pensavo se non era troppo forte il contrasto. No? E adesso mi domando se non ha a che vedere appunto con quello che tu dici, che Nina appunto è per gli stranieri... a quella cultura, quelli che non conoscono quella cultura, quella che ci guida e ci introduce in quella cultura, o se è una percezione che possiamo avere noi da fuori, perché forse lei è la persona più vicina a noi, il rifugio che ci permette di entrare in quella cultura, e per questo lo sentiamo in questo modo. Beh, un po' così, nel senso è una mediazione sia visiva che di comprensione. All'inizio del film noi spettatori sappiamo di più di quanto sappia Nina, perché Nina non sa delle telefonate con la madre, mentre noi sappiamo. Però c'è un momento del film in cui Nina capisce qual è il dramma di questo popolo. Lui prima di partire racconta di quello che subisce il popolo da parte dei talebani e a quel punto è pronto ad andare via. Ed è quello il momento in cui noi abbiamo capito qual è la portata di questa storia. E quindi lo lasciamo andare. E dal punto di vista dell'immagine, anche la comprensione di Nina, del dramma di Ismail, è determinante, perché fino a quel momento il film è stato anche un po' claustrofobico, chiuso, misterioso, notturno, buio. E poi da lì in poi, quando lo lasciamo andare, prendiamo anche una certa distanza, lo guardiamo anche un po'... come dire, in mezzo alla moltitudine dei suoi compagni d'avventura, diciamo, delle persone che sono di quel popolo. Quindi lei fa da ponte, è un film di ponti, cioè Ismail, la sua faccia fa da ponte, Nina fa da ponte, in qualche modo è come se lei raccogliesse tutto e ce lo restituisse. È un po' quello che ho fatto io, se vogliamo, nel senso che è una mediazione che ha a che vedere con l'ascolto. Cioè ascoltare una storia e restituire quella storia attraverso un percorso che è narrativo ma è di comprensione. E per far questo è in qualche modo il tempo che ci guida in questo processo, che è un processo che diventa un processo di attenzione. Ecco perché Nina è così, è una che chiede permesso, dice: posso farti una domanda? E a un certo punto dirà: io mi è sembrato di averti visto per la prima volta, cioè come se dovesse in qualche modo varcare una soglia proibita.
Constanza, quería preguntarte también. Volevo domandarti anche, molto interessante quello che ci stai raccontando, pensavo anche come donna che appunto gira dei film, entrare in questo mondo della cinematografia e fare, realizzare questo film. Come è stato per te entrare in una storia molto forte, ma anche in una realtà, suppongo anche in un mondo che è molto particolare, che sfida hai dovuto affrontare come donna per fare questo film? Ma credo che le sfide che io abbia dovuto affrontare per fare questo film non sono tanto legate alla questione della questione se io sono donna o meno, perché erano talmente tanto alte le sfide per fare proprio questo film in particolar modo, che ogni altra questione era, come dire, quasi in subordine. Questo è un film che ha avuto una coproduzione europea con la Croazia e il Belgio, girato in una lingua assurda, dei marziani, in qualche modo. Abbiamo girato in Italia con una troupe bilingue, italiana e belga. In Iran abbiamo girato con una troupe iraniana e croata. E poi era buffo perché era un po' lost in translation. Io parlavo, c'era l'inglese, poi l'inglese andava in persiano, poi il persiano andava alla Zaraghi, c'erano, no? La grande sfida è stata quello di la grande difficoltà è stata quello di far comprendere che certi processi creativi hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di cura, di attenzione, di studio, e che non ci si può improvvisare. Quindi è stato un grande lavoro proprio sullo studio. Ecco, se io sono stata in grado di fare questo film è perché ho studiato tanto, ho lavorato tanto, ho ricercato tanto e ho avuto tante collaborazioni valide, a partire da Gian, che appunto nasce da lontano, per continuare a tutti quanti. La questione dell'essere donna o meno ha a che vedere con altro, ha a che vedere col fatto che è indubbio che in 20 anni di carriera posso testimoniare quello che è successo a me e tante mie colleghe, di sentire una diffidenza generale nei confronti dei progetti ad alto budget diretti a donne. Si tende normalmente, si è sempre, come dire, c'è questa specie di automatismo inconscio per cui si danno meno soldi, eccetera. Però nel caso di questo film non è successo, è andata così, ecco. Certo, poi in Iran lavori con uomini che non ti danno la mano, eccetera, ma questo fa parte, entri nel gioco. Hay algo, Constanza, que se escuchaba y... C'è qualcosa che si ascoltava, a cui pensavo anche quando guardavo il film, come ognuno si avvicina, in questo caso, al cinema attraverso gli occhiali che ha per vederlo, no? Per guardarlo. Quindi questo fatto delle lingue che sta a Babele, che appunto non ha funzionato perché vi ha permesso di poter capirvi nonostante la varietà linguistica, e che importante è anche il linguaggio che avvicina però anche nasconde e lascia qualcosa fuori campo. C'è qualcosa che ho sentito lungo il film che forse favorisce uno sguardo, o il mio sguardo più vicino a te, che è quello che in Argentina purtroppo è di moda e ritorna ogni tanto, che riguarda un po' i sequestri virtuali, le persone che vengono rapite, scusa per questo riferimento extra cinematografico, però mi ha rimandato una lettura del film, che non voglio spoilare, anticipare prima di vedere il film appunto, però questo fatto del sequestro virtuale, quando ti chiamano per dirti che ti hanno sequestrato, ti hanno rapito una persona della famiglia solo per prenderti dei soldi, perché non è una storia vera, non hanno rapito nessuno. E allora giocano sulla disperazione della persona che risponde al telefono, e allora io non potevo smettere di pensare tutto il tempo di quanto di verità
c'era in queste telefonate, se c'è un'altra volontà nascosta e quanto c'è in questa storia di realtà o di voglia di credere, voglia di credere a chi denuncia questo sequestro, no? Anche se è falso. Quindi un'incertezza che mi ha accompagnato lungo tutto il film e continua ad accompagnarmi, devo confessarlo. È molto bella questa cosa, perché in effetti è esattamente quello che doveva essere, però è difficile da comprendere, perché ciascuno, come hai detto tu, guarda il film dai suoi, con i suoi occhiali, con il suo background. Quando guardiamo un film portiamo in questo sguardo anche il nostro immaginario, chi siamo noi. Quindi è con il nostro immaginario che ci mettiamo a fare gli spettatori in quel momento lì, ci portiamo il nostro background, la nostra storia. Allora, senza fare appunto, come dicevi tu, lo spoiler, ma è evidente che il problema reale è che dall'altra parte del mondo lui non sapeva chi stava dall'altra parte del mondo. E quando posso dirlo, perché è la premessa del film, della prima scena ed è il motivo per cui il film esiste, al primo momento lui dice io sono tuo figlio e lei rinnega il figlio, in quel momento lì la questione è perché? Perché questa donna non riconosce il proprio figlio? E perché lui non si fida di cosa succede dall'altra parte del mondo? Ecco perché parlavamo del discorso del thriller, no? Perché può essere tutto. Può essere tutto. E quando io sono andata appunto in Iran e facevo le conversazioni con le persone che avrebbero interpretato i vari ruoli, ne ho sentite di storie simili. E mi sono anche spaventata, perché ho avuto come il brivido di dire, vedi, queste storie non... Cioè, mentre facevo, come dicevo prima, i provini, tutti mi dicevano questa è la mia storia. Quando però questa è la mia storia ed è così forte, dici ok, vuol dire che queste cose succedono, perché quando le famiglie vengono separate possono passare 10 anni, 15 anni, se arriva una telefonata di uno che dice sono tuo figlio, dammi soldi, oppure al contrario, sono tuo padre, sono questo, sono quello, cioè che ne sai? Costanza, e un'altra domanda recién... Un'altra domanda che... appunto pensando alla continuità che hanno le cose quando hai cominciato a parlare, questo film hai detto ha l'origine in un altro film dove hai conosciuto il protagonista, appunto la storia, e a partire da lì sorge sempre mio figlio. E quindi volevo domandarti se tra questa storia questa storia poi darà luogo a un'altra storia, a un altro film, se tu stai già lavorando con un'altra storia futura a partire da questo film. No, in qualche modo abbiamo chiuso un cerchio, sento di aver chiuso un cerchio. No, con Gian ci sentiamo in continuazione, e anche con Basira Hang e tutti. Però in questo momento non penso a un'altra storia che è ispirata a questa storia qui. Penso di avere veramente chiuso un cerchio, ecco. E poi tra l'altro è un cerchio cominciato tanti anni prima, quindi insomma è arrivato il momento, no? Anche di lasciare andare. Io mi permetto di intervenire. Intanto ringraziandovi moltissimo per questa conversazione che secondo me potrebbe continuare ancora a lungo, per una mia curiosità, penso anche la curiosità del pubblico. Costanza ha appena detto che ha chiuso un cerchio con questa storia di cui per tanto tempo tanto tempo è stata legata, e quindi ha sicuramente in progetto e sta lavorando ad altri film, ad altri progetti. Se in due parole, Costanza, avviandoci alle conclusioni, ci vuoi dire qualcosa su questi su quello su cui stai lavorando? Allora,
È stato buffo perché quest'anno, il 10 marzo, su Rai 1 è andato in onda un film che ho fatto per la televisione, ispirato alla infanzia e adolescenza della cantante italiana Nada Malanima, con la quale nel 2009 avevo fatto anche un documentario. Quindi è stato buffo perché è stata come un po' una, per me molto bello riuscire a fare questo film che avevo scritto anche lì tantissimi anni prima, perché l'avevo scritto nel 2010, quindi sono passati molti anni. È stato bello poter dire che ancora una volta il documentario è stato come un viatico per approcciare una storia e tenerla, custodirla affinché germogliasse, no? Perché con Nada avevamo fatto nel 2009 un altro film che era stato anche questo a Locarno, Come sembra mio figlio, e poi abbiamo fatto questo, e poi ho realizzato questo film per la televisione che è interpretato da attori, eccetera, eccetera, e quindi e che è andato in onda a marzo, l'ho finito da pochissimo. E nel frattempo ho fatto un altro film ancora, ma cioè, ne ho fatti tanti, e adesso ne sto preparando uno che dovrei girare tra 20 giorni, ed è anche questo ispirato a una storia realmente accaduta, un libro in parte biografico, cioè una storia in parte biografica ispirata a un libro, però mi è stata proposta, quindi non è, diciamo, non nasce da un mio studio lunghissimo, ma è, diciamo, oggetto di un mio studio attuale, perché insomma sono immersa in questa cosa, non la posso dire, però insomma tra pochissimo si potrà dire. È una storia di una donna, ecco, mettiamola così. È una donna, è la storia di una mente, di un'intelligenza molto interessante, ecco. Bene, insomma allora dobbiamo aspettare un poco per aver svelato, grazie, svelato il mistero. Vi chiedo mistero scusa, che tra l'altro però è stato uno dei temi, no? Anche della conversazione. Perché vi chiedo scusa. No. Fernando e Cecilia, se vogliamo, allora non so, chiudere con qualche osservazione finale, ci avviamo proprio alla chiusura. Sì, io más que nada agradecer. Anzitutto vorrei ringraziare Costanza ancora una volta e Donatella per che stanno organizzando questo ciclo di cinema italiano, e soprattutto a Costanza perché ci ha dato la possibilità di conoscere questa storia, di sentirla così da vicino, di fare un film così commovente e allo stesso tempo di lasciarci un po' in attesa di quale sarà il prossimo film che farà. Che avrò veramente sarà un piacere poterlo vedere, e quindi grazie per tutta la generosità per raccontarci come hai fatto questo film. Grazie a voi, davvero grazie, è stato un piacere per me, davvero molto. Poi mi veniva da pensare, quando mi sono stata presentata, che il mio primo film, L'Isola, questo che è stato a Cannes, è stato distribuito in America Latina, in Argentina, come La Isla della Isla. Mi faceva tanto piacere. Vabbè. Muchísimas gracias, Costanza. Grazie mille, Costanza. E mi aggiungo alle parole di Cecilia, e quindi tu sei stata il ponte che ci ha avvicinato a questa storia, hai detto che era una storia di ponti, quindi ti ringraziamo per aver avuto questo momento per poter fare questa conversazione con te, e speriamo che succeda a tutti quelli che seguiranno questa trasmissione, e ringraziamo anche l'Istituto Italiano di Cultura, Donatella, che veramente è geniale, e sempre il lavoro che fa è meraviglioso, e ci fa tanto piacere poter incontrarci, continuare a pensare insieme. Speriamo appunto che sempre continuiamo a provare questi ponti per continuare a trovarci personalmente e avvicinarci al nostro cinema. Grazie Costanza, e un bacio grazie. Da Buenos Aires. Grazie davvero, grazie moltissimo, grazie. Anche a Donatella per la pazienza con cui abbiamo stabilito le mail, eccetera. No, speriamo di poter averti qui in Argentina, Costanza, quando le condizioni lo permetteranno. Sono ormai lunghissimi questi mesi in cui tutto passa attraverso questo modo, però ecco, comunque
ci ha permesso questa conversazione di, così, di introdurre qui in Argentina dopo tanto tempo, perché insomma l'isola è stato distribuito tanto tempo fa, ecco, di riportare un poco così, i riflettori sulla tua opera. E invito tutto il pubblico naturalmente a seguire la proiezione del film, così come anche di tutto quanto il ciclo. Un grazie enorme a tutti e buona continuazione. Grazie, a presto. Arrivederci. Grazie infinite.